Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale per vedere un nuovo video scrap. Questo è un album multi-flap, è un progetto di Lori Whitlock e mi ha dato modo di poter utilizzare alcune carte che avevo comprato alla Lidl e che non ero mai riuscita a utilizzare. Oltre alle carte della Lidl, ho usato degli adesivi comprati da Opitec. Se vi interessa il codice di questi adesivi, lasciatemi un commento e sarò felice di rispondervi. Partiamo, così vi faccio vedere subito com'è. Punto. Allora, si apre. Molto semplicemente, come potete vedere, resta chiuso benissimo grazie a questo fermacampioni e a questo cuore dove ho messo l'adesivo. Lo apriamo e abbiamo un altro adesivo di Opitec e qui quelli piccolini, uno dei quali serve per coprire le alette del fermacampione. Poi decorazione in rilievo, non so se riesco a farvelo vedere perché. Eccola, e apriamo il nostro album. Ovviamente adesivi come se non ci fosse un domani. Questa è la parte retrostante di questo foglio e allora, quell'album erano diverse carte, ognuna delle quali aveva un lato disegnato in rilievo e l'altro lato invece molto liscio, in modo che si potesse utilizzare, che ne so, per incollare fotografie o ricordi vari. Per cui ho pensato, da questa parte che deve essere un abbellimento, ho usato la parte in rilievo, mentre da questa, dove devo conservare i ricordi, cioè la metto dalla parte dove posso attaccare senza che mi dia fastidio comunque il rilievo. Molto incentrato sul romanticismo, sull'amore, che ne so, viaggio a Parigi con moroso marito, fidanzato, amante, quello che volete. Poi abbiamo da questa parte la parte speculare a quest'altra, dove ho messo questo adesivo fatto però con. Aspettate che lo prendo. Ecco, mi sembra giusto non trovarla più. Sì, perché l'ho finita. Non ricordavo più di averla finita. Praticamente sono questi fogli che si trovano, fogli adesivi che si trovano anche dai cinesi. E niente, ho preso un disegno che era sulla Silhouette Store e l'ho ritagliato. Oh! Va bene, stamattina ci siamo. Niente. Potete scrivere in questi spazi qua o anche qua, voglio dire, prendete un pezzo di post-it, quello che volete, potete scrivere e poi attaccarlo qua. Ok, una volta che abbiamo visto le due parti laterali, passiamo a quella centrale che ho voluto decorare in questo decorare. Sì, decorare in questo modo. Allora, la parte centrale l'ho lasciata con la parte in rilievo. Vedete che carina che è. Mentre le due ali che formano questo, diciamo, questa sorta di bustina, le ho lasciate libere in modo che voi possiate o incollare o scrivere quello che volete. Poi si richiude, no, e guardate, per il prezzo che aveva questa carta è fantastica. Sono veramente felice di essere riuscita ad utilizzarla perché veramente dà quel tocco allegro, però anche romantico alle vostre creazioni. Questo è il mini album e per farvi vedere quanto mi è piaciuta quella carta, siccome la parte posteriore di questa era questa. La parte posteriore di
No, allora, la parte posteriore di questa era questa. Ah no, l'ho utilizzata per un altro progetto che vi farò vedere in un altro video. E siccome mi erano rimasti dei ritagli, allora ho deciso di fare un biglietto, una card, a cascata. Allora, praticamente, c'era questa strisciolina di carta che mi piaceva, anche questa è a rilievo, non so se potete vedere i puntini. E siccome non volevo buttarla, mi sono fatta questo mini album a cascata e praticamente una volta che io tiro la parte sottostante si apre. E stavo pensando, che ne so, si potrebbe. Allora, si presenta così, no? Scrivere qua, poi ovviamente si tira, si apre questo e si scrive qua, poi si tira ancora, si apre questo e si scrive anche qua. Che ne so, ti voglio tanto bene oppure ti amo tanto tanto. Veramente sono delle carte che mi dispiaceva lasciare lì nel dimenticatoio e le ho tagliate tranquillamente con la Silhouette. Sì, giusto, le ho tagliate con la Silhouette, non con l'Eclipse. Le ho tagliate tranquillamente con la Silhouette e veramente sono molto 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 felice di avervela mostrata, perché comunque nel caso in cui la Lidl dovesse rimettere questo tipo di carta, io la ricomprerò di sicuro. E se voi siete interessati a questo tipo di progetti, potreste comprarla anche voi. Niente, spero di avervi dato qualche idea, spero di avervi tenuto compagnia e spero che vi sia piaciuto questo video. Nel caso, niente, non lasciate il pollice in giù. Ok, io vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo. Buona creatività a tutti, ciao!